Cry Me a River è il brano con cui usciamo esatto. come singolo ufficialmente esatto. il nostro singolo di lancio. Abbiamo scelto questa canzone come singolo perché è quella che ci sembrava innanzitutto più compresa da tutte le persone, un attimino sì, rappresentava. Forse il testo più semplice da interpretare, sì. Seppur sotto varie letture. La prima lettura, diciamo, quella più immediata, è un dialogo tra due amanti che è finito. Però all'interno si possono trovare, diciamo, diverse chiavi di lettura. Esattamente. E a livello di ritornello è, diciamo, secondo me è quello più pop rock. Sì, che colpisce subito, diciamo, l'ascoltatore. Il però era, non è banale. Non è, no. Diciamo, non è poi banale. Poi decidete voi. Sono cose che possono capitare. Diciamo che l'idea era quella di creare un ritornello che fosse d'impatto. Sia a livello sonoro che di testo è una... vuole essere una sorta di sberla in faccia al ritornello. Molto semplice ma molto energico come ritmica. La ritmica, anche per come inizia la canzone, è molto, molto serrata, molto stoppato. Dal punto di vista anche dell'assolo, l'idea era appunto di dare un'idea di assolo più veloce, meno melodico, un po' più come fosse una parte elettronica quasi, un pattern che si ripete. Appunto sì. È stato un brano su cui abbiamo puntato abbastanza. Il brano in quello che è il video è affrontata una ulteriore chiave di lettura rispetto al testo, che è un pochino più onirica, meno chiara, e ragiona su un messaggio che potrete interpretare, diciamo, in diversi modi. C'è la spalla tagliata. Dobbiamo rifare tutto.